State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Colleghiamoci con Marco Rossi, il nostro sessuologo di fiducia. Buongiorno Marco. Ciao a tutti. Secondo te con che macchina viene Giancarlo Fisichella in radio? So che... Ma una che va molto forte, secondo me. Sì, sì, se viene con la Ferrari. La Ferrari. O con un Maserati. Magari con la Ferrari, Maserati, un Aston Martin. Marco, Marco Rossi, con te però vogliamo parlare di sesso. Ma va. Ti aspettiamo tutta la settimana. Ma lo sai che riceviamo veramente centinaia di mail di donne impazzite? Cioè, io non sapevo che fare il sessuologo avesse questo effetto sul sesso femminile. Invece... Ma non è per lui, è che sono impazzite proprio loro. Cioè... Barbara da Livorno ci scrive, Marco dice: ero attratta a tal punto da un uomo che ho raggiunto quasi un orgasmo soltanto stando vicino e usando il pensiero. Lo chiamano amore platonico, ma è vera la definizione? Cioè, vorrei sapere come sia stato possibile e magari riprovarla. Cioè... Si può? Esiste una cosa del genere? Allora, la cosa esiste, in realtà non è un amore platonico. Allora, perché almeno diamo una definizione: l'amore platonico è quando si pensa a un amore che non prevede una sessualità, ma nemmeno pensata. Quindi è una sorta di amicizia molto forte, ma che non prevede nessun sesso. Quindi in questo senso l'amore platonico è un amore non sessuale, né da un punto di vista reale, né da un punto di vista di fantasie. Sì. Mentre la ragazza di Livorno ci dice una cosa importantissima, che le donne riescono ad avere un orgasmo o avvicinarsi, come nel suo caso, a un orgasmo anche solo col pensiero. Questo è una cosa completamente diversa da quello che succede a noi maschietti, perché noi maschietti abbiamo bisogno delle fantasie, abbiamo bisogno della vista per poter essere eccitati, ma assolutamente non riusciamo a raggiungere l'orgasmo solo col pensiero, cosa che invece le donne possono fare, non col pensiero, con stimolazioni del corpo, delle zone erogene, che non siano necessariamente i genitali, e quindi questa è una prerogativa femminile, ma ci dice una cosa importante questa. E che noi uomini, visto che oggi parliamo, avete parlato tanto di principi azzurri, principesse, eccetera, noi uomini pensiamo sempre ad usare lo scettro. E invece le donne vanno stimolate nella mente, perché anche così riusciamo a far provare il loro piacere. E non dobbiamo essere degli uomini, no, che pensano solo allo scettro, usare lo scettro e basta. No, è sbagliato. Bisogna proprio colpire di fino. Di mantello. Bravo, di mantello. Gli avvolgi la testa col mantello, capito? Senti Marco, scusa, una curiosità, no? Visto che tu dici che noi maschietti di testa non sappiamo lavorare bene sessualmente, ma quando ad esempio capita che hai l'orgasmo nel sonno? Sì. Lì meccanicamente non ti succede nulla, è tutta una fantasia di testa. Bravissimo, è proprio così. I nostri sogni provocano un'eccitazione talmente forte che ci porta all'orgasmo, ma perché dobbiamo tenere conto di una cosa, nell'uomo, come nella donna, anche nell'uomo, l'organo dell'eccitazione principale, l'organo dove avviene l'orgasmo è il cervello non è il corpo, ecco perché. Adesso vedi gente che scuote la testa in giro sugli autobus. No, però è molto importante questo su cui abbiamo fatto un po' di chiarezza questa mattina, perché spesso pensi proprio che sia semplicemente il toccare nel posto giusto, il fare, ma grande, tante volte invece l'importante è creare la situazione e le condizioni affinché tutto possa andare a buon fine. Bravo, mamma, quante mi sembriamo due scienziati. Quante cose ci insegni, Marco Rossi? Da quando ci sei tu la mia vita di coppia è migliorata. Ti stiamo perdendo. Pronto? Niente, vabbè, comunque, se volete avere maggiori informazioni su Marco Rossi andate sul suo sito marcorossi.it e fateci le domande mandando un sms al 3355 800 626, magari settimana prossima gli gireremo il tutto. Oppure andate a trovarla a casa che vi aspetta. È lì, sul lago di Garda. M2O.